Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito Bidepark. Andremo a sperimentare con la resina. Ho scelto dal sito di Bidepark questo graziosissimo stampo a forma di fiocco di neve. Questo è il codice del prodotto e quindi adesso andremo a sperimentare con la resina epossidica. Vi ricordo ovviamente che sul sito di Bidepark ci sono tantissimi stampi per la resina. Ovviamente troverete anche i flakes in diverse colorazioni, ho preso questi due, e anche tantissimi tipi di pennellini con la punta in silicone, che sono davvero comodi per la resina. Ovviamente vi lascio i link in descrizione di questo video e vi lascio anche il mio codice sconto, che è GD3OFF3, per avere appunto il 3% di sconto senza minimo di spesa. Andate sul sito e spulciate per bene, perché troverete tantissime cose interessanti. Adesso iniziamo con il tutorial. Ecco qui lo stampo. È davvero molto carina, mi sono pentita di averne scelto solo uno. Come vedete è bello lucido e sfaccettato, e quindi adesso ovviamente vado a miscelare il componente A e il componente B della resina epossidica della Resin Pro e iniziamo a sperimentare con questo graziosissimo stampo. Rieccomi, la resina è pronta, adesso vado ad inserire un po' di foglia oro all'interno della resina. Poi glitter, e poi questi glitter grana fine, sempre bianchi. E aggiungo anche un pizzichino di questo pigmento per artisti, è bianco perlato, giusto un pizzichetto. Ed ecco qua pronta la resina, adesso vado a versarla all'interno dello stampo. E adesso attendo la catalisi. Rieccomi, vado a scoprire la creazione, il fiocco di neve. Tenete conto che la creazione è ancora un pochettino morbida, quindi adesso vado a scoprirla dallo stampo e poi la faccio asciugare completamente. Ed ecco qui il risultato, davvero molto molto bello. Ovviamente le punte sono venute belle definite, ovviamente si deve asciugare per bene ancora, infatti la parte qui centrale è ancora un po' umida. Ovviamente andrò ad utilizzarlo sull'albero di Natale. Cosa ne pensate? Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!